Arrigo Palumbo, un ingegnere informatico, mi occupo di elettronica, mi occupo di attività di ricerca nell'ambito dell'elettronica biomedica presso l'Università della Calabria. Questa mattina presento un progetto di ricerca che si chiama Brindisis, che è stato finanziato da ARISL, l'Agenzia di Ricerca Italiana sulla SLA, sulla sclerosi laterale amiotrofica, ed è un progetto tecnologico, un dispositivo tecnologico, un prototipo che ho realizzato all'interno di questo progetto per consentire ai malati sia di comunicare ma anche di azionare dei dispositivi domotici, come ad esempio cambiare canale della televisione, chiamare aiuto, accendere e spegnere le luci, aprire o chiudere le porte direttamente pensando quelle che sono le intenzioni da compiere. Quindi è un dispositivo assolutamente stand alone, quindi portatile, non ha la necessità di un computer, quindi un dispositivo costituito da una scatola dal punto di vista di un'interfaccia elettronica e da una interfaccia di stimolazione visiva, proprio per fare in modo che questi pazienti possano avere un'interfaccia di comunicazione e quindi operare le proprie scelte. Dispositivo piccola dimensione, quindi portatile. Diciamo, l'innovazione è che è portatile e sono riuscito a realizzarlo a basso costo, nonostante le performance di alto livello. L'attività biomedicale come attività di ricerca è iniziata già dalla mia tesi di dottorato presso l'Università della Calabria e quindi poi è durata negli anni. È un'attività che svolgo sia come attività di docenza universitaria che come attività di ricerca. Diciamo che questa è l'attività preminente del mio lavoro, quindi lo faccio ormai da diversi anni. Ma sicuramente l'elettronica biomedica è stata sempre una mia passione anche da quando ero studente. Non c'era il corso di laurea in ingegneria biomedica, io mi sono laureato in ingegneria informatica, poi ho iniziato a insegnare elettronica, però il mio settore di ricerca me lo sono scelto e quindi poi mi sono specializzato, diciamo, negli anni come attività di ricerca nell'elettronica biomedica.